tripudio di colori, giochi e allegria hanno caratterizzato la giornata dell'arte organizzata presso la scuola dell'infanzia statale dell'Istituto Comprensivo di Sant'Arsenio. Si tratta della fase conclusiva di una serie di attività laboratoriali realizzate con lo scopo di avvicinare i piccoli al mondo dell'arte. L'idea è nata dalla consapevolezza che i bambini, liberi da ogni forma di condizionamento, rappresentano un pubblico straordinariamente sensibile e recettivo, capace di penetrare nei misteri dell'opera d'arte, di emozionarsi e di comunicare. I piccoli artisti si sono accostati alle opere di alcuni famosi pittori come Giotto, Van Gogh, Picasso, Klimt, Kandinsky, per poi riprodurle utilizzando una grande varietà di materiali e impadronendosi di diverse tecniche, raggiungendo risultati sorprendenti. Tanti laboratori organizzati che hanno coinvolto ed entusiasmato i piccoli alunni, da quello di danzaterapia curato dall'esperta Teresa Morello del villaggio ludico Il Baule Volante, al laboratorio di musica Musi Cantando, a cura dell'esperta Antonella Meluso. Inoltre, in collaborazione con l'Istituto Professionale Settore Servizi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera di Sant'Arsenio, seguendo le orme del grande Arcimboldi, è stato allestito il laboratorio Food Art, all'interno del quale i bambini, sotto la guida dei maestri chef, hanno creato vere e proprie opere d'arte. L'associazione culturale Recovery Art ha realizzato inoltre un laboratorio di pittura murale ispirato al mondo delle fiabe. I bambini hanno potuto sperimentare anche l'arte sul proprio corpo con i laboratori di face painting e body tattoo realizzati dal personale della ludoteca Belli e Monelli in collaborazione con Ludmila Bezerdik. Infine, le hairstylist Mary e Nenetta, nell'ambito del laboratorio E-Art, hanno realizzato particolari acconciature mostrando ai bambini come anche con i capelli sia possibile creare un'autentica opera d'arte. Grande soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico Cono Alberto Rossi per il lavoro svolto dalle maestre, che hanno creato per un giorno un vero e proprio villaggio creativo. Senz'altro io ringrazio proprio la maestria delle insegnanti di questo plesso di Sant'Arsenio, della scuola dell'infanzia. Le insegnanti dimostrano come sia importante l'obbligatorietà proprio della scuola dell'infanzia, perché noi oggi, grazie appunto a questa sperimentazione di vari laboratori, di meravigliosi laboratori, grazie a questa sperimentazione riusciamo a comunicare alle persone cultura a 360 gradi, in quanto i ragazzi si sono cimentati, gli allievi, piccolissimi allievi, si sono cimentati in vari laboratori di musica, di arte, di cucina e tutto il resto che già efficientemente qualche insegnante a cui avete fatto intervistato avete potuto notare quanto. Io sono contentissimo perché i giochi della nostra esistenza e della nostra personalità si fanno da 0 a 6 anni, quindi per cui potremo essere ben felici e andare a testa alta pensando che a questi giovanissimi bimbi di Sant'Arsenio abbiamo dato degli input meravigliosi che dureranno loro per tutta la vita. Questa più che una giornata dell'arte, come in realtà è un meraviglioso e affascinante viaggio nel mondo dell'arte, i cui protagonisti sono appunto i bambini della scuola dell'infanzia di Sant'Arsenio, che oggi in effetti si sono trasformati in artisti in gioco. L'idea da dove nasce? Nasce dall'intento di noi insegnanti di voler avvicinare i bambini, anche se così in tenera età, a questo mondo meraviglioso dell'arte nelle varie sfaccettature, nelle sue molteplici espressioni. Mi preme dire che questa giornata dell'arte è sia un momento conclusivo di una serie di attività laboratoriali che sono state messe in atto in questa scuola a partire dal mese di gennaio, e mi riferisco in particolare ad un laboratorio di arte e pittura ed un laboratorio musicale. In occasione di questa giornata a questi due laboratori ne sono stati aggiunti altri, proprio come dicevo prima, per poter dare la possibilità a tutti di vedere l'arte in tutte le sue espressioni. Mi sembra doveroso, giusto,
gusto e anche con grande piacere ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, ci hanno appoggiato e sostenuto nella realizzazione di questa giornata. E in primo luogo mi riferisco al nostro dirigente, il dottor Cono Alberto Rossi, il quale ci ha sostenuto sin dall'inizio in questa iniziativa. Grazie veramente per il suo appoggio e per il suo aiuto. Ora possiamo cominciare, se per voi va bene, il nostro viaggio appunto nel mondo dell'arte. Innanzitutto abbiamo un'esposizione di quadri realizzati dai bambini di 3 e 4 e 5 anni della nostra scuola dell'infanzia. Attraverso i laboratori di arte e pittura, come vi dicevo, i bambini si sono avvicinati alle opere di pittori famosi quali Giotto, Kandinsky, Picasso, Klimt, Klee ed altri. Le loro opere sono state poi riprodotte da noi insegnanti su tela e quindi i bambini in effetti hanno colorato queste tele divertendosi a colorarle con strumenti e tecniche differenti. Oltre al laboratorio di pittura ed arte, abbiamo detto che abbiamo accostato in questa giornata, in collaborazione con l'Istituto Professionale di Enogastronomia di Sant'Arsenio, che ringraziamo chiaramente, abbiamo messo in atto il laboratorio Food Art, ovvero il laboratorio di arte in cucina. Infatti i nostri bambini, insieme ai master chef e ad alcuni ragazzi dell'Istituto Professionale di Enogastronomia di Sant'Arsenio, ispirandosi ad Arcimboldi, stanno realizzando delle autentiche composizioni artistiche utilizzando vari cibi quali pasta, frutta, verdura ed ortaggi vari. Passiamo poi al laboratorio di musica, il cui titolo è Musica Andando e che è stato da me in effetti pensato ed ideato, in quanto oltre ad essere un insegnante di questa scuola sono anche un'esperta in musica. Bene, l'obiettivo fondamentale che mi sono posto è quello di avvicinare questi bambini così piccoli al mondo della musica, ma sempre attraverso il gioco, quindi attraverso il divertimento, e soprattutto fargli vivere in modo sereno questa esperienza. I bambini con grande stupore hanno scoperto che il loro corpo, come il corpo di tutti noi, in realtà produce dei suoni, quindi percuotendo le mani, i piedi, il petto ed altre parti del corpo escono fuori dei suoni. Quindi abbiamo dato vita in realtà a delle piccole attività di body percussion. I bambini inoltre si sono anche divertiti a costruire proprio degli strumenti musicali, maracas in particolare, con del materiale da recupero, pitturando questi strumentini, mettendo all'interno vari materiali e facendo riflettere loro su quello che è la diversità del suono. Inoltre ho avvicinato i bambini di 5 anni, quindi bambini in uscita, ad una prima alfabetizzazione musicale di base. Mi spiego, hanno imparato attraverso un metodo solfeggio animando, proprio redatto per bambini così piccoli, hanno imparato le note musicali attraverso i colori ed i principali valori attraverso i versi degli animali. Poi ci sono anche altri laboratori. Allora, un altro laboratorio è Il mio corpo, un'opera d'arte, che in realtà è il laboratorio di danza terapia. I bambini, insieme all'esperta Teresa Morello del villaggio ludico e Baule Volante, scopriranno che la danza, attraverso il movimento, risveglia tutte le arti che sono racchiuse nel corpo come in uno scrigno. Poi nell'atrio della scuola dell'infanzia di Sant'Arsenio abbiamo il laboratorio di pittura murale. I nostri bambini, con l'aiuto e la collaborazione di alcuni artisti dell'associazione culturale Recovery Art di Sant'Arsenio, stanno infatti realizzando un murale ispirandosi alla fiaba Alice nel paese delle meraviglie. Successivamente abbiamo il laboratorio Hair Art, praticamente il laboratorio di acconciature, dove le parrucchiere Mary e Nenetta, sempre di Sant'Arsenio, stanno realizzando delle acconciature, spiegando ai bambini come in realtà anche con i capelli si possono creare delle autentiche opere d'arte. Infine abbiamo l'ultimo laboratorio, che è il Face Painting e il Body Tattoo, in effetti un laboratorio di arte sul corpo. Le animatrici della ludoteca Belli e Monelli di Polla infatti si stanno cimentando nella realizzazione di tatuaggi e pitture artistiche sul corpo dei bambini. Mi sembra doveroso anche ringraziare in tutto questo, abbiamo il ritrattista Cono Giardulla,
che in effetti si è prestato con molto entusiasmo ad aiutarci in questa giornata per poter dar vita a dei ritratti e a delle caricature. Ci sono anche l'esposizione di alcuni manufatti, tipo braccialetti, mobili in cartone, nonché che sono stati in effetti realizzati dai genitori, dai rappresentanti dei genitori e dalle collaboratrici scolastiche, in particolare Pietro, Marisa e Maria, che ringraziamo vivamente. E infine voglio chiaramente ringraziare di nuovo l'Istituto di Enogastronomia, perché hanno anche praticamente prodotto dei biscotti, il cui poi ricavato del tutto andrà chiaramente a sovvenzionare in qualche modo le attività laboratoriali che si sono svolte in questo periodo. Se dovessi dire con una sola parola quello che ho percepito venendo qui stamattina, è l'entusiasmo. Io già ne avevo sentore quando ho conosciuto le maestre all'Open Day dell'Istituto Sacco e quando ci proposero di sostenere questa iniziativa. Devo dire che l'attaccamento, l'entusiasmo che ci trasferirono in quel momento, non potemmo non accogliere l'invito che ci veniva fatto in quel momento. Eravamo insieme al preside Rossi e veramente oggi devo dire che abbiamo notato che quello che è stato il nostro intervento in questa iniziativa è stata certamente qualcosa di utile. Personalmente io ritenevo che la scuola dell'infanzia fosse un qualcosa, e devo fare ammenda di questo mio errore, una sorta di parcheggio in attesa della scuola dell'obbligo. Invece ho avuto modo di vedere delle professionalità, delle insegnanti che con abnegazione, andando oltre quello che è il loro normale curriculum lavorativo, il normale impegno lavorativo, si dedicano ai loro figli, sì, devo dire che questi ragazzi diventano dei loro figli ed è importantissimo che in questa prima fase dell'istruzione vengano seguiti. Io non è una mia materia, ne parlavo prima con il preside Rossi, ed è un vero peccato che la scuola dell'obbligo non inizi prima, perché credo che le giovani generazioni abbiano bisogno di esempi e di regole che solamente un corpo docente, qual è questo che in questo momento mi onoro di avere al mio fianco, riesce a dare con impegno, sacrificio, dedizione e soprattutto tantissima professionalità. Grazie a loro.